consumato tutto il carbone, vuoto il secchio, inutile la pala. La stufa che respira aria gelida, la stanza gonfia di gelo. Davanti alla finestra, gli alberi rigidi nella brina, il cielo, uno scudo d'argento contro chi cerca da lui un aiuto. Devo procurarmi del carbone, non posso certo morire congelato. Dietro di me la stufa è impietosa, impietoso il cielo davanti a me. Perciò devo andare al trotto in mezzo a loro e nel frattempo cercare aiuto dal carbonaio. Questi però è ormai indurito contro le mie solite preghiere. Devo dimostrargli con chiarezza che non ho più neppure la più piccola particella di carbone e che dunque lui rappresenta per me il sole nel firmamento. Devo arrivare come il mendicante, intenzionato a morire sulla soglia, rantolando di fame, e al quale perciò la cuoca si decide a lasciare i fondi dell'ultimo caffè. Similmente il carbonaio, pur schiumante di rabbia, ma sotto il raggio del comandamento non uccidere, dovrà scaraventarmi nel secchio un'intera badilata. Già il mio decollo sarà decisivo. E dunque mi metto a cavalcare sul secchio. Da cavaliere del secchio, la mano in alto sull'impugnatura, che è la briglia più semplice, scendo con difficoltà le curve della scala. Quando però sono giù, il mio secchio allora sale splendido, splendido! I cammelli sdraiati bassi per terra, quando il bastone del padrone li incita, non si sollevano con maggiore eleganza. Trottando a velocità adeguata percorro le strade congelate. Spesso mi sollevo fino all'altezza del primo piano, non scendo mai fino alle porte d'ingresso. E a straordinaria altezza mi libro sulle arcate della cantina del carbonaio, dove questi sta rannicchiato laggiù, al suo tavolino, scrivendo. Per lasciar defluire l'eccessivo calore, ha aperto la porta. «Carbonaio!» grido con voce arsa e arrocchita dal freddo, avvolto dalle nuvole di vapore del mio respiro. «Per favore, carbonaio, dammi un po' di carbone. Il mio secchio ormai è tanto vuoto che ci posso cavalcare sopra. Sii buono. Appena posso te lo pago.» Il carbonaio mette la mano all'orecchio. «Ho sentito bene?» chiede da sopra la spalla a sua moglie, che lavora a maglia vicino alla stufa. «Ho sentito bene? Ci sono clienti?» «Io non sento proprio niente», dice la donna, respirando tranquilla sopra i ferri, piacevolmente riscaldata sulla schiena. «Oh sì!» grido io. «Sono un cliente, un vecchio cliente, un cliente fedele, solamente per il momento impossibilitato a pagare.» «Moglie», dice il carbonaio. «È così, c'è proprio qualcuno. Non posso ingannarmi fino a questo punto. Deve essere un vecchio, un vecchissimo cliente se sa toccarmi così profondamente il cuore.» «Che ti prende, marito?» chiede la donna e riposandosi un attimo preme sul petto il suo lavoro a maglia. «Non c'è proprio nessuno. Il vicolo è vuoto. Tutti i nostri clienti sono stati riforniti. Potremmo anche chiudere il negozio per giorni interi e riposarci.» «Ma io sono qui, seduto sul secchio!» grido, e lacrime insensibili di freddo mi velano lo sguardo. «Per favore, guardate in su, mi troverete subito. Vi prego, datemi una palata di carbone. E se me ne darete due, mi farete felice oltre misura. In fondo, tutti gli altri clienti sono riforniti. Ah, se lo sentissi già risuonare nel secchio!» «Vengo», dice il carbonaio, e con le sue gambe corte vorrebbe già salire le scale della cantina. Ma la moglie gli è già vicina. Lo ferma, prendendogli il braccio, e dice: «Resta qui.
Se non la finisci con questa idea, salirò io stessa. Ricordati che tosse hai avuto stanotte. Per un affare, e per di più immaginario, dimentichi moglie e figli e metti in pericolo i tuoi polmoni. Vado io. Allora però, digli tutti i tipi di carbone che abbiamo in magazzino. Io da sotto ti dirò i prezzi. Va bene, dice la moglie, e sale nel vicolo. Naturalmente mi vede subito. Signora carbonaia, grido, i miei saluti più devoti. Solo una palata di carbone. Subito qui, nel secchio. Me la porto a casa da solo. Una palata del peggiore. Naturalmente la pago a prezzo intero. Non subito però. Non subito. Che suono di campane nelle due parole non subito. E come disorienta il loro mescolarsi con le campane serali che proprio ora cominciano a suonare dal vicino campanile. Allora cosa vuole? Grida il carbonaio. Niente, gli risponde la moglie, non c'è nessuno. Non vedo nessuno, non sento nessuno. Solo hanno suonato le 6 e noi chiudiamo il negozio. Il freddo è terribile. C'è da prevedere che domani avremo molto lavoro. Non vede niente e non sente niente, però scioglie il grembiule e agitandolo cerca di soffiarmi via. Purtroppo ci riesce. Il mio secchio ha tutti i vantaggi di qualsiasi buon animale da cavalcare, ma non ha la capacità di resistenza, è troppo leggero. Basta il grembiule di una donna per cacciarlo a gambe levate. Cattiva! Le grido dietro mentre lei, voltandosi verso il negozio, agita la mano in aria un po' sprezzante, un po' soddisfatta di se stessa. Cattiva! Ti ho chiesto una palata di carbone del peggiore e tu non me l'hai data. E dicendo così, salgo nelle regioni delle montagne di ghiaccio e mi perdo per non tornare mai più.